Il disegno che io ho visto nella mia vita è un disegno straordinario, perché, e sono arrivato a comprenderlo, a intuirlo, solamente quando ho compiuto i 64 anni, perché il 29 gennaio del 2002, mentre io uscivo sulla mia Fiat Croma dall'androne di Via Larga, un pullman della società chiamata Golden, proprio a vagheggiare mammona, il denaro, perché gold è l'oro, la golden è la dorata, quindi mammona. Proprio mentre io uscivo dall'androne, mammona mi investe, mi sbatacchia tra una parte e l'altra dell'androne e io rischio di essere portato via dal mondo, perché sbattendo con violenza con la testa contro l'interno della vettura mi sono creato un danno che è consistito in un sbalordimento, in un taglio e in altre cose possibilmente pericolose. Il destino però non ha previsto per me la mia uscita da questo mondo. Invece nella chiesa collocata di fronte, San Giovanni Battista, a Casina Ferrara, a Saronno, nella stessa ora, mammona, il diavolo, è entrato in chiesa, ha staccato il corpo ligneo di Gesù Cristo dalla grande croce dell'altare e lo ha trafugato. Quanto non aveva potuto fare in me, portandomi via dal mondo, lo ha potuto in chiesa, portando via dal mondo il corpo ligneo di Gesù Cristo. E come terzo segno piuttosto straordinario, l'orologio del campanile di quella chiesa si è bloccato alle ore 10 e 2-3 minuti, non si riesce a vedere bene dalle fotografie, e resterà bloccato per 9 mesi senza rimettersi in moto, come se per il grave evento di un diavolo che osa entrare in chiesa a portare via il corpo di Cristo dalla chiesa, e Dio desse un segno del tempo che si ferma. Io rimasi invalido per alquanto per questo danno che ricevetti. Dovetti portare il collare, dedicarmi a un periodo di riposo e in esso cominciai a scrivere la storia della mia vita, e facendolo solo allora mi accorsi che in tutta la mia vita c'era un filo conduttore, l'emulazione di quanto era accaduto a Gesù 2000 anni or sono, rivisitato in chiave moderna. Come lui, io avevo impiegato i primi 30 anni di vita per costruire la mia personalità, dopo avevo avuto un periodo di 3 anni nei quali avevo potuto compiere gesti assolutamente eccezionali, e infine una vera e propria morte volontaria a me stesso, perché in quei 3 anni ero diventato presuntuoso e pensavo che tutto dipendesse da me, e una resurrezione in Gesù Cristo, perché io chiaramente decisi che se tra me e la figura di Gesù esisteva una utopia, essa era legata al personaggio di Romano Amodeo e non
alla storia meravigliosa di Gesù Cristo, che era veramente il segno di un valore intrinseco, che il mio personaggio che appariva in grado di fare queste cose che poi erano miracolose, non poteva fare di suo, ma solo secondo una creazione di tipo superiore ricevuta dal destino, dal Padre. E quindi, come Gesù, io avevo deciso volontariamente di resuscitare in Gesù Cristo, dando il mio corpo a Lui, perché vivesse Lui nel mio corpo. Ora, neanche per farlo apposta, questo era proprio quello che era successo a me quando avevo 2 anni e mezzo. Sono stato sul punto di morire, mi piangeva già morto mia madre alle 7 di quel 4 giugno 1940, quando fece chiamare in maniera disperata il dottor Sabatella afflitto, dicendo di accorrere perché stavo morendo. E il dottore, sapendo bene che non c'era un rimedio per la mia broncopolmonite in quel 1940, sapendo che io sarei morto e non gradendo di vedermi morire nelle sue mani, decise di venire 5 ore dopo in un paesino di 2000 abitanti in cui non aveva altro da fare e poteva venire benissimo a correre, ma venne quando, secondo i suoi calcoli, io sarei già morto. Non morii perché mia madre aveva supplicato a lungo la Madonna dicendole: salva mio figlio innocente come Gesù. Io avevo 2 anni e mezzo, quindi ero non colpevole. Lei attribuiva a se stessa la colpa del mio stato, perché avendomi allattato a latte e sangue per la sua mastite e avendolo tollerato per 2 anni e mezzo, aveva pensato di avermi comprato con il dolore. E dovette riconoscere a Dio: Signore, tutti i figli sono tuoi, riprenditi tuo figlio, ma non lasciarmelo. Ho capito la mia colpa, visto che io non volevo avere altri figli perché non patissi di nuovo le cose che ho patito per allattare lui. Ecco, io in quel 4 giugno 1940 ebbi miracolosamente salva la vita e fu annunciato un'ora dopo, delle 7, alle 8 di mattino, a mia madre da una sua piccola scolaretta e da sua madre, che vennero a casa nostra a dire che quella notte la bambina aveva sognato la Madonna e che le aveva detto: mi fa tanta pena il figlio della tua maestra, domattina vai a casa di lei e dille di non temere più, che ci penso io. E quindi era accaduto in maniera miracolosa che Maria Santissima avesse in me un figlio postumo, nato nel mio corpo, impiantato nel corpo di un romano piccolo morente, che sopravvisse proprio per questo Gesù che entrava nel suo corpo e lo rivitalizzava. Ebbene, io a 33 anni avrei compiuto in modo consapevole quello che era accaduto a 2 anni e mezzo in modo inconsapevole. Avrei veramente deciso di dare corpo a Gesù, riconoscendo in lui e non nel mio personaggio chi veramente fruisse di vita propria e non di quella vita artificiosa, artificiale, che è dovuta a un creatore che descrive e fissa un personaggio e lo fa esistere solo grazie al suo atto creativo. Il mio personaggio era l'utopia. Se io gli attribuivo una consistenza in se stesso, e invece era sacrosantamente vero Gesù Cristo, e io cosa avevo per poter entrare in comunione con lui se non la mia presenza reale e corporea in questo mondo, da donargli perché egli abitasse in me e vivesse in me, prendendo il posto mio, messo così virtualmente in comunione con me.
Poi nel corso di molti anni avrei vissuto quello che visse Gesù Cristo, perché avrei sperimentato il tentativo umano di dargli corpo attraverso una iniziativa di reale aiuto, che dopo 12 anni di esperienza, attraverso la quale io, il mio personaggio, sempre dell'opera di Dio, quindi destinata da Dio, il mio personaggio era stato chiamato a cercare di attuare questa data di corpo a Gesù Cristo, fino a che, come conseguenza proprio naturale di questo tentativo di dar corpo a Cristo, io avrei dovuto anche dar corpo alla sua decisione di salire sulla croce. E nel 1988 decisi di patire una croce che poi si dimostrò trina come quella che c'era stata per Gesù Cristo sul Calvario, in cui un fallimento toccava alla mia persona e due altri fallimenti a due figure collegate alla mia persona, una ditta individuale intestata alla persona di Romano Amodeo, è un'altra, una società a responsabilità limitata denominata Romano Amodeo. Queste due ultime in funzione dei due ladroni che già c'erano stati. In seguito alla decisione del destino di farmi cessare il tentativo concreto di aiutare, per farmi assumere un tentativo di aiuto ideale, io fui costretto dal destino ad occuparmi di mia madre, malata del morbo di Alzheimer, rinunciando interamente a ogni possibilità di riprendermi. E mentre io aiutavo quella mamma che mi aveva messo al mondo e mi aveva rimesso al mondo quando stavo morendo, supplicando Maria Santissima di salvarmi innocente come Gesù, io, dedicandomi alla mia madre terrena, fui aiutato dalla Madre Celeste che mi aveva allattato a latte e sangue già con la mia madre terrena quando durante l'allattamento lei dandomi latte e sangue invocava Maronna, Maronna ogni mia poppata più vigorosa di latte e sangue, io che ero già stato virtualmente allattato da Maria Santissima e che ero diventato un suo figlio postumo, e che poi avevo deciso in maniera consapevole, con la libertà del mio spirito, con il mio libero arbitrio di dar corpo a Cristo, e avevo patito quella croce, sarei risorto idealmente aiutando gli altri con quel sapere che a quel punto, quando io abbandonai tutto per aiutare la mia mamma terrena, la mia mamma celeste, chiamata sede della sapienza, cominciò a infondermi spiritualmente nell'animo, tanto da darmi quella sapienza delle cose trascendenti questa realtà, al punto che mi sarei accorto di quanto la scienza già conosceva, ossia che il mondo dinamico era poggiato simultaneamente su due azioni uguali e contrarie, una chiamata azione, un'altra azione uguale e contraria. La prima fondamentale che non era percepibile se non in modo relativo e attraverso la seconda. Quindi noi percepivamo nella dinamica percepita del mondo la reazione secondaria ad una azione trascendente e esattamente uguale e contraria a quella che in apparenza ci portava sempre più in avanti nel tempo verso un futuro che, per il verso opposto, non era la morte definitiva, ma era il principio dell'attività dello spirito che riportava ogni realtà del mondo nel suo momento sempre preesistente, riconducendo in potenza tutto quello che nel momento della morte soggettiva è visto in atto.
riportandolo indietro fino al momento del presente di ciascuno, perché poi da quel momento possa essere osservato in modo uguale e contrario come quella dinamica materiale che ti conduce fino all'esaurimento dell'esperienza materiale che accade nel momento della morte. Questo io compresi proprio per dono di quella Maria Santissima che mi proteggeva dall'alto. Al punto che quando poi mi ritrovai nel 1997 a Saronno, ne fondai una scuola di filosofia della fisica chiamata Nuova Scuola Italica e che rivelava su base razionale un altro percorso, ossia quello a ritroso che compiva lo Spirito Santo verso la sua assoluta esistenza in potenza, che è proprio quella dell'attimo fondante, generalmente fondante, del Dio onnipotente che ha in se stesso già tutto il disegno ancora inespresso, ma lo contiene in potenza di essere. Questo percorso a ritroso era proprio quello che trascendeva la realtà opposta, dinamica, nel verso opposto, percepito come la creazione libera dell'uomo, ma percepito così solo a partire dall'azione uguale e contraria di un ricondurre tutto il disegno nella mente, nell'idea fondante e creativa del creatore. Perfino Satana, disegnato come l'angelo Lucifero, che a un certo punto della storia si dedica ad attaccare Dio e si crea come il suo antagonista, anche questo fenomeno messo in atto sarebbe stato alla fine ricondotto nel puro essere in potenza precedente, tanto da annichilire perfino Satana e ricondurlo nell'essere assoluto di Dio. Questo altro modo dell'esistenza io lo descrissi in un libro intitolato L'universo impensato e lo presentai nel 1993 all'attenzione generale degli italiani in uno spettacolo, in un talk show di voga in quel tempo chiamato il Maurizio Costanzo Show. Il mio altro percorso che riconduceva a Gesù Cristo era dunque il percorso a ritroso compiuto dallo Spirito Santo ed era proprio secondo il messaggio dato da Gesù in verità a Nicodemo quando gli svelò che le dinamiche dell'esistenza sono due uguali e contrarie, una della materia percepita attraverso l'unità dell'acqua e l'altra dello Spirito Santo che in effetti non è altro che un puro spirito privo di ogni possibile prevenzione che solo in tal modo puro è in grado di non giocare niente proprio della sua reale personale consistenza per macchiare di se stesso l'immagine poi ottenuta attraverso questa prevenzione personale che non esisteva. Ecco, io in un altro modo stavo affermando la verità di Gesù Cristo, un percorso a ritroso in una realtà che non lo comprendeva neanche possibile, perché tutta l'umanità era convinta ed è convinta tuttora che la nostra natura realmente avanza verso il futuro, quando sappiamo benissimo che tutta la natura è secondo un essere binario che mette in un verso la materia e nel verso opposto l'antimateria, che mette in un verso il magnetismo e nel verso opposto l'elettricità e che quindi essendo un complesso che per metà avanza e per metà retrocede, noi lo vediamo esclusivamente avanzare solo se osserviamo in modo unilaterale uno dei due aspetti in modo relativo all'altro
che esista prima e che sia inosservabile, laddove noi per osservare qualunque cosa abbiamo sempre bisogno di metterla in relazione a un qualcosa che esista prima. Quindi ecco che io avevo già in mente chiarissimo, tanto che lo insegnavo in questa scuola di filosofia, un altro percorso che portava a Gesù Cristo. E quando il Papa Giovanni Paolo II avrebbe chiesto ai filosofi di darsi da fare per scoprire questo nuovo percorso, io feci un balzo di gioia, perché ostacolato fino a quel punto nella mia intenzione, nella mia azione, sia dagli scienziati che non amavano usare la scienza per dimostrare vera la religione nelle affermazioni di Gesù Cristo, quelle fatte a Nicodemo, e della Chiesa che fideista, che vedeva di cattivo animo tutti i tentativi di spiegare su base razionale la fede, perché secondo questo atteggiamento fideista all'inizio di ogni cosa ci deve essere la fede verso una comunicazione fatta da Gesù Cristo. Io, che avevo questi due avversari in tutti e due gli ambiti della fede e della scienza che è condotta secondo la ragione, feci veramente un balzo di gioia, perché il Santo Padre invece riconosceva che bisognava proprio fare così. E quando tentai di rispondergli, mi trovai contro proprio quella esperienza reale condotta dalla Chiesa fideista, che, non accettando le iniziative rivoluzionarie del Papa, che finalmente dava un valore intrinseco alla filosofia, si opponeva e si oppose all'unico filosofo che osò poi presentare questo nuovo percorso, che poi era quello antico, già rivelato da Gesù a Nicodemo, con il percorso dello Spirito. Quando io cercai di farlo, mi trovai nuovamente di fronte a quell'atteggiamento avverso dell'establishment della sua fede, che si trovò contro Gesù quando portò una correzione al modo con il quale Dio e il suo messaggio era inteso dai contemporanei. Non accettarono le interpretazioni di un sabato che vedesse al centro lo spirito libero dell'uomo nel suo giudicare che cosa fosse realmente giusto o no, secondo un santo spirito che ragionava quando doveva decidere che cosa poter fare di sabato e che cosa no, se salvare o no, oppure se non fare proprio nulla. Ecco, come allora si opposero a Gesù Cristo, tanto che Gesù fu condannato a morte dal capo della sua Chiesa, così avrei visto anche io la Chiesa di Cristo questa volta opporsi proprio in modo massiccio al nuovo tentativo fatto da me di aprire questo nuovo percorso, tanto che sarei stato condannato a morire anche io, e due volte, sia sotto il primo pontefice che emanò l'enciclica, sia sotto il suo successore che poi è l'attuale pontefice Papa Benedetto XVI. Non loro direttamente nella loro persona, ma il loro entourage, perché il Papa oggi, per ricevere personalmente una notizia, ha bisogno che essa gli venga consegnata. Ma da chi? Da una opinione pubblica che si esprima attraverso la televisione, attraverso i giornali, oppure attraverso gli organi della Chiesa che consegnino le risposte al Papa quando un filosofo desidera che questa risposta gli venga data. Invece io mi ritrovai di fronte tutti gli organi della Chiesa che, con me che volevo portare al Papa le risposte che il Papa voleva, si opposero proprio a fare i cosiddetti postini. Il primo postino che io ebbi contro a Saronno fu proprio quel Monsignor Angelo Centemeri che, essendo capo del decanato, già si dichiarò, e io lo udii un giorno, postino nella sua
attività di capo del decanato. Lui aveva solo il compito di consegnare all'alto le cose che esistevano sulla base del decanato. Però in relazione alle cose portate da me e non destinate a lui, ma al pontefice che voleva conoscere, egli imboscò nei suoi cassetti tutte le comunicazioni che avrebbe dovuto consegnare se fosse stato un valido postino. E invece non lo fu, perché molto spesso chi agisce con passione per il suo ruolo finisce per fare compassione, con la M al posto della N, e facendo compassione diventa un soggetto da compatire nella sua incapacità di seguire un pontefice che, quando dice filosofi, trovate, cercate un nuovo percorso perché la fede vi aiuterà, invece di fare il pubblico difensore, perché il Papa aveva promesso avvocatura al filosofo, fa il pubblico accusatore che osserva da quale pulpito la mia povertà viene la risposta e, confuso dal basso livello di questo pulpito, stronca la risposta ritenendola inadeguata a quel pulpito. Ecco, queste persone veramente intenzionate a seguire Gesù Cristo, perché io non accuso minimamente Monsignor Centemeri, né il capo della parrocchia di San Giovanni Battista, Luigi Carnelli, io non li accuso di mancanza di amore per Gesù Cristo, ma li accuso di un intervento personale di avversione, quale pubblico ministero, che entra in atto laddove il Papa aveva promesso ai filosofi non l'intervento di un pubblico ministero, ma di un avvocato difensore, proprio nel punto 65 dell'enciclica, che termina con questa frase: la fede si fa così, avvocato convinto e convincente della ragione. Sia Monsignor Centemeri che il parroco della parrocchia in cui io ero andarono contro all'iniziativa del pontefice di scoprire questo nuovo percorso. Io cominciai a digiunare per la sofferenza di questo, ma anche con la speranza di vedendomi andare incontro alla morte, avrei suscitato come minimo l'atteggiamento di un interesse umano per un cristiano che non deve morire, se anche è un illuso nel suo tentativo di dare una salvezza secondo la scelta libera del suo spirito. E invece, messi di fronte a chi nella realtà del suo spirito andava incontro volontariamente ad una croce perfino mortale, costoro dissero: ebbene, sei tu che non vuoi mangiare, vuoi morire e allora muori. E non lo dissero solo loro due, perché a questo punto si suscitarono quattro sacerdoti che mi conoscevano da tempo a Milano e, attraverso una pubblica petizione di 460 persone, chiesero al Santo Padre di avere unicamente pietà umana per chi, essendosi convinto, forse anche a torto, che c'era da compiere questo rischio, rischiava ora la vita per difendere a modo suo l'enciclica Fides et Ratio. Che il Papa intervenisse, fissasse un giorno nel quale finalmente a lui poteva andare la risposta che costui voleva dargli, tanto che costui finalmente potesse riprendere a mangiare, perché avevano paura della sua morte, oppure di una sua malattia. Oramai erano più di 25 giorni che costui
mangiava solo il corpo di Cristo della Santa Messa. Ebbene, qualcuno nel Vaticano di Papa Giovanni Paolo II fece l'arbitrio gravissimo di celargli l'esistenza di costui. Ma per quale motivo? Perché, contravvenendo all'ordine dato da Gesù Cristo in maniera testuale nel Vangelo di San Giovanni al punto 21, quando Gesù dice a Pietro: mi ami tu più di costoro? E allora pasci le mie pecore. Mi ami più di pasci i miei agnelli. Mi ami tu più di? E allora pasci il mio gregge. Pasci, se mi ami più di costoro, pascilo tu. Perché costoro, che lo fanno con passione, spesso fanno con passione. Ora Pietro rispose 3 volte, ti amo Signore, ti amo. Anzi, si rammaricò che Dio glielo chiedesse 3 volte, ignorando che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e quando vuole chiedere in tutta la sua Trinità, chiede 3 volte. Ebbene, tutta la Trinità chiese a Pietro di pascere le pecore e un altro si permise di non far conoscere a Pietro che c'era una pecorella che si era messa nelle mani di Pietro e non mangiava più, non pascolava più, fino a quando Pietro non l'avesse cercata svolgendo il suo ruolo di buon pastore. E il Papa, non sapendo di questa pecorella, non intervenne. Chi intervenne? Proprio costui che nel Vaticano, avendo osservato questa petizione scritta, la imboscò, a sua volta convinto che al Papa dovevano essere fatte conoscere solo le cose importanti. Ebbene, questo secondo quanto nello stesso Vangelo di Giovanni, capitolo 21, Gesù chiaramente predisse al punto 18, quando gli disse: ebbene, quando eri giovane tu ti cingevi i fianchi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio un altro ti cingerà, stenderai le braccia e sarai portato dove non volevi. Questo che Gesù spiegò a Pietro era una predizione a tutti i Pietro, al punto che i Pietro della vecchiaia avrebbero avuto l'intervento di un altro che avrebbe portato Pietro dove non voleva. Perché Pietro voleva una risposta e invece costui si sarebbe messo in mezzo e avrebbe portato Pietro dove Pietro non voleva, a non ricevere quella risposta, a condannarlo a morte, perché costui, insensibile alla richiesta di pietà di 460 persone e 4 sacerdoti, non agevolò nemmeno una risposta di tipo interlocutorio, ossia il Papa non ha il tempo per occuparsi di queste cose. No, fu tutto passato sotto silenzio, una tacita condanna a morte che io ricevetti dal Vaticano proprio per questo costui, per questo altro che satanicamente si mise in mezzo e non fece conoscere a Pietro quello che Pietro invece aveva chiesto ai filosofi di conoscere. Successivamente sarebbe successo anche al Papa di ora, a Benedetto XVI, perché io nel 2005 a Montesilvano avrei assunto nuovamente una mancanza di pascolo nella mia vita, dichiarandomi una pecorella smarrita che necessitava dell'intervento del Pietro, se era un buon pastore, affinché io pascolassi, intrapresi un nuovo digiuno e nuovamente un altro si interpose di nuovo
e non fece sapere al Papa di ora quello che doveva sapere, che era delegato al suo essere un buon pastore, che una pecorella smarrita potesse mangiare, che morisse pure. Ecco, io ero stato condannato a morte due volte, come Gesù era stato condannato a morte una volta dai suoi organi della sua fede. Io sarei stato condannato a morte due volte dai due organi della mia fede, perché io mi accorsi che nella mia persona si erano impersonati il Padre e lo Spirito Santo con la nascita del mio personaggio, in un modo oscuro che non doveva essere conosciuto, ma con tutti i possibili segni, proprio tutti quanti. Quando io nacqui, ci fu un viaggio da un mondo all'altro mondo di una trinità di mezzi celesti, aeroplani, trimotori, che viaggiando da un mondo all'altro andavano da Roma a Rio. Uno dei tre aerei scese prima a Natal, cittadina del Brasile, perché dei tre aerei uno aveva avuto un'elica, un elicca, un dio qua, che si era bloccato qua e che quindi imponeva la discesa prima a Natale. A Natale, una discesa dal cielo di questi mezzi celesti, e arrivarono a Rio solo due. Ma nel volo Roma-Rio, che sapete bene ha la R, che secondo la lettura greca della cultura del tempo di Gesù Cristo è espressa come una P. Se voi scrivete Roma-Rio, Poma-Rio, e sapendo che Roma nel mondo, che usa il linguaggio inglese, si chiama Rome, Rome-Rio diventa Pome-Rio, e io in quel giorno scesi in via Pome-Rio, Pomerio, perché il Pomerio era un luogo consacrato al dio romano, e io mi chiamo Romano, che era il difensore di tutte le città, perché era quello spazio a ridosso delle cinta murarie difensive di tutte le città romane, che erano consacrate al dio romano ed erano inedificabili. Questo era il Pomerio, e i due velivoli, i due mezzi celesti scesi quel giorno a Rio nel viaggio Pomerio erano proprio indicati con segni chiarissimi nei due oscuri personaggi venuti e nati in via Pomerio in me, in quel giorno in cui il cielo, quindi la natura, fece vedere la più grande aurora boreale dei tempi moderni. Io non vi sto a citare tutti gli altri segni che poi avrei visto nella mia vita e l'avrei riconosciuti, non ve li cito, però mi sarei accorto solo dopo l'evento del 29 gennaio del 2002 che vi ho descritto, che c'erano questi segni che rimandavano a una nuova esperienza fatta in me, del tipo di quella fatta da Gesù Cristo, e stavolta dal Padre e dallo Spirito Santo. E come il Figlio, uno della Trinità, aveva avuto una condanna a morte reale, io, che ero la reincarnazione o l'incarnazione in un personaggio qualunque del Padre e dello Spirito Santo, ne avrei avuto due. E dai due ultimi, Pietro, che come il Pietro della vecchiaia, avrebbero avuto un altro che si sarebbe messo in mezzo
e avrebbero portato i due Pietro laddove Pietro non voleva. Ecco, io solo a 64 anni, nel 2002, mi accorsi finalmente di questo disegno che c'era in me. La verità si era ripresentata. Ma sapete bene che la verità è come una luce che è accesa. E Gesù lo disse: una luce non si accende per essere tenuta sotto il letto, ma per essere posta in alto e per risplendere. Anche la luce in me ha dunque questo destino di risplendere. Ed è un destino che si ritrova anche nelle profezie. Infatti, se vi agganciate alla profezia di San Malachia sui papi, egli vi dice che dopo i due ultimi papi, uno il 110 e il secondo il 111, ci sarebbe stato il 112, chiamato Pietro Romano. Ora, Pietro sono nelle tre consonanti PTR, proprio le iniziali dei tre nomi miei che cominciano per consonante e che nel caso specifico sono la P come Paolo, la T come Torquato e la R come Romano. Petro è Paolo, Torquato, Romano. Ho 112. 112, facendo i calcoli, sono stati nel mio caso proprio i 112 di fame, giorni di fame che io ho patiti per mano di questo altro che in due occasioni si è messo in mezzo e ha portato Pietro dove non voleva. Perché io, nel primo caso, nel 1999, avrei digiunato 57 giorni contati, e li potete leggere in tutti i libri che scrissi allora, e nel secondo caso avrei digiunato 55 giorni, e 57 più 55 fa esattamente il 112 del Pietro Romano numero 112. Quindi ci sono anche le profezie che dichiarano che io sostituirò il Pietro della Chiesa, perché essendosi ripresentata in me la verità, stavolta nelle persone del Padre e dello Spirito Santo, che usano semplicemente questo personaggio come un burattino, come una figura che in sé non esiste, come quel morto vivente che fui io nel 4 giugno del 1940, quando fui sul punto di morire e morii in me stesso e fui virtualmente ritenuto in vita dall'opera salvifica della Madonna che rifece vivere in me lo Spirito Santo di Gesù Cristo, di quel Jesus che è proprio quanto manca a Petro Romano. Ed è la IE che si mette dopo la P e diventa Pietro Romano. Ecco, se questo è il mio ruolo, se questo è il mio destino, non di una persona ambiziosa, perché questa persona che sono io si dichiara proprio zero nella sua consistenza. Quando io, a 33 anni, volli morire a me stesso, morii nella verità autonoma dell'esistenza in se stessa di questo personaggio, perché riconobbi che questo personaggio aveva solo la funzione, la realtà di una figliolanza della creazione del Padre. Quindi io non esistevo, io Romano, che comincia con la R, ero uno che era sostituito dal vero Padre. Ebbene, questo è scritto anche nella Bibbia, proprio in Genesi 38, laddove non solo è descritta la Genesi di Gesù come il 38esimo figlio
a livello di numeri di generazione, a partire dal padre vero del morto Er, che prese il posto del suo primogenito morto e fu costretto a congiungersi con sua nuora Tamar per dare un erede al suo figlio morto che fosse un frutto non del figlio morto, ma del padre vero. È a questo titolo proprio che il mio personaggio esiste. È un Er, è una R di romano, che è uno morto in se stesso. Realmente, veramente, il 4 giugno del 1940, ma idealmente poi in questa assunzione volontaria fatta a 33 anni, quando io bocciai in assoluto la verità del personaggio per ricondurlo unicamente all'opera creativa di Dio. Quindi non si tratta di un personaggio presuntuoso che presume di essere chissà chi lui. No, è come nei tempi moderni ha scritto anche Madre Teresa di Calcutta quando ha detto: io sono solo una matita nelle mani di Dio. Il mio personaggio Er è quel Er descritto in Genesi 38 e che parla di me, perché in Genesi 38 si narra la genesi di me nato nel 38, in cui dal sesso di Tamar uscì una mano che, avendo questo padre virtuale Er, è indice proprio di romano, fu dichiarato primo, ma poi uscì per secondo, perché fece uscire prima il fratello gemello che sarebbe stato il progenitore di Gesù Cristo. Il segno nella mia esistenza di questo personaggio, che è un personaggio morto ed è sostituito dal padre, è evidente. Ma quello che manca ancora oggi al compimento di questo destino è proprio quel gesto divino che interviene nella storia e prende questa luce che tuttora è accesa ma è sotto il letto e la ponga all'attenzione di tutti. Insomma, manca solo da compiersi da la profezia di Malachia che faccia realmente accadere quel seguito al Papa numero 111 e che sia il Pietro Romano numero 112. Questo non è ancora accaduto e io lo pongo come il bilancio della mia vita oggi che è il primo giorno in cui io ho compiuto i miei 73 anni e scopro che nella pienezza del tempo non ho ancora molti giorni da vivere. Se è vero che io sono l'essenza che si è calata in un personaggio morto e che è quella proprio del Dio uno e trino, che è uno, è trino, ma che nel suo essere uno è anche uguale al ciclo 10 dei decimi che portano all'unità. Riconoscere che lo Spirito Santo dell'unità è la relazione assoluta esistente tra il Padre e il Figlio significa porre il Padre come 10 elevato più 1, il Figlio come il suo verso inverso dato dal 10 elevato a meno 1. Il prodotto tra 10 elevato a 1, ossia 10, e 10 elevato a meno 1, ossia un decimo, il prodotto di 10 decimi è 1. Ora, se si poggia su questa riconduzione proprio alla base 10, come al segno strumentale della creazione del nostro mondo, allora la pienezza del nostro mondo
che sia espressa in un soggetto che è uno e trino, ma è anche 10, compone in linea di tempo la potenza di 3 al cubo, come l'espressione pura della potenza 3 sulla base della Trinità di Dio, alla valenza 10 al cubo, in cui la Trinità di Dio si pone sulla base del Padre, che vale 10. E allora 3 al cubo, ossia 27, volte 10 al cubo, ossia 1000, sono 27.000 giorni. Perché giorno? Il giorno è l'unità del tempo terrestre, dell'anno. Quindi abbiamo la presenza di questo tempo massimo e unitario in linea, dato da 27.000 giorni. Ma sapete bene che una linea è soltanto la parzialità di un volume che si realizza moltiplicando a una linea un fronte. Quindi manca il fronte. Quando il fronte assoluto si poggia sulla Trinità di Dio, espressa da due personaggi, allora essa si poggia sul contributo 3 più 3 dato dai due, che si moltiplica per lo stesso prodotto 3 più 3, perché sono due. 3 più 3 moltiplicato 3 più 3, ossia 6 moltiplicato 6, è 36. Se si considera a questo punto che Dio vale 10 nell'essere del Padre, il 36 è espresso unitariamente nell'unità del Padre da 360. E il fronte 360 è coerente nei due personaggi, ciascuno dei quali è l'insieme 3 più 3 della presenza trinitaria di due personaggi in uno solo, che poi considera che sono due, tanto che interagendo tra i due sono 6 per 6, 36 e 360, in quanto Dio, Padre, è in atto con la base 10, non solo nel Padre, anche nel Figlio e anche nello Spirito Santo. Quindi un periodo intero della vita che sia composto da 27.000 più 360 giorni è il periodo esattamente perfetto dell'esistenza trinitaria di questo Dio in una figura umana. Ebbene, questa quantità di giorni di vita che io avrò, li avrò precisamente alla fine del 21 dicembre del 2012, secondo la previsione del calendario Maya. E allora vedete bene come, in un modo straordinario, mentre il tempo che noi misuriamo è organizzato sulla venuta al mondo del Figlio di Dio, con la fissazione dell'anno zero, abbiamo che la fine, il completamento del tempo, sarebbe dato dalla pienezza del tempo trinitario e decimale del Padre e Spirito Santo venuti al mondo come la promessa ricomparsa del Figlio nella maggior gloria del Padre. L'unica cosa che l'uomo fa fatica a capire è che la maggior gloria del Padre possa essere fatta in uno qualunque di noi. Ma vedete, la maggior gloria del Padre è proprio quella che è esercitata in ciascuno di noi, perché la gloria è la croce. A Gesù Cristo toccò una sola croce, perché gli fu risparmiata la croce del peccato. Quella croce che Dio ha assunto in ciascuno di voi e di noi, assumendo anche il peccato reale. Uno solo non ha avuto il peccato. Uno solo è il Figlio in cui Dio si è pienamente compiaciuto. Quel Gesù Cristo
a cui fu risparmiata la croce del peccato. Invece in tutti quanti noi Dio non la risparmia a se stesso, perché tutti quanti noi che godiamo dell'essere, esistiamo nell'essere supremo assoluto, come in un padre, di cui noi siamo parte, a cui siamo compartecipi e non al quale noi siamo aggiunti come altro. La nostra essenza non può che essere relativa all'assoluto in cui esista ogni essenza, per cui ciascuno di noi nella sua essenza è l'essenza di Padre e Spirito Santo che ha assunto la maggiore croce in ciascuno di noi. Noi dobbiamo valutare meglio il nostro peccato, perché se per noi, nella nostra ottica, esso sembra un elemento squalificante, lo è, certamente, ma squalifica solamente il personaggio. Invece noi, nella nostra essenziale consistenza di spirito, noi non siamo il personaggio, noi siamo solo l'ente assoluto che, animandolo nel relativo, si pone in relazione alla croce del personaggio con lo scopo sacrosanto di delegare al libero arbitrio dello Spirito Santo di ogni personaggio quella creazione in se stesso del Dio che deve valere per ciascuno, perché è deciso da ciascuno come il giusto salvatore dalla croce che ciascuno ha avuto. Noi abbiamo un Dio assoluto che delega alla libertà imprescindibile del libero spirito di ciascuno, che ha addirittura il libero arbitrio di ricreare in se stesso la stessa immagine di Dio Padre. Noi dobbiamo a questa assoluta libertà che è stata data a ciascuno di noi il compito di liberarci da un Dio che sia compreso come chi detta le regole e vuole conformare al suo dettato la libertà di tutti gli altri. Non è così, ma è proprio come Gesù Cristo disse: guardate che la legge di Dio è fatta per il bene dell'uomo e non per il male dell'uomo. Il vostro spirito è libero e deve ragionare. Se un vostro figlio o un asino vi cade in un pozzo nel giorno di sabato, dovete salvarlo o non salvarlo in presenza del comandamento di Dio di dedicare a lui il sabato. Si dedica a Dio il sabato quando si opera la salvezza nel giorno di sabato. Ma quale sia la salvezza non è fissata da una legge che interviene sullo spirito libero dell'uomo e lo costringe ad avere una verità che non è quella dello spirito soggettivo dell'uomo. È la verità assoluta che si dona liberamente alla libera essenza di ogni uomo e delega a ciascuno di noi il compito imprescindibile di fissare nel massimo della libertà e del libero arbitrio chi è quel Dio Padre che ha creato ciascuno di noi e si è messo in ciascuno di noi per farsi riconoscere come un Salvatore giusto, perché è proporzionato proprio a quella croce da cui essere salvato. Ecco, questa è l'opera complessiva che deve venire. Io per un certo verso culturale questa opera la sto già facendo, la sto già diffondendo. Questa salvezza viaggia su YouTube, viaggia su queste relazioni che io vi sto dando e in un modo anche piuttosto completo, ringraziando YouTube che non mi ha fissato liberi limiti di tempo, quelli che c'erano prima. Io faccio in tempo a sviluppare un argomento che è compiuto in se stesso ed è tale da poter essere capito, perché devo anticipare le osservazioni che voi potete farmi in modo che
io immediatamente parlando mi rivolga a tutti costoro che, avendo delle prevenzioni, non essendo ancora un puro spirito, oppongono la loro visione della esistenza, della vita e di tutti i valori alla visione che io sto portando. Questa è la verità. Ciascuno è un puro spirito quando veramente si mette a osservare con verità la croce che ciascuno ha avuto. Ma Dio Padre sa che ciascuno di noi poi è libero. Lo sa, lo conosce, perché l'essenza di ogni figlio è la stessa essenza del Padre che scende nel personaggio e ne fa un personaggio figlio di Dio. Figlio in una moltitudine di tutti i possibili figli che nella loro comunione di santi, una volta che essa ci sarà, quando sarà visto il seguito di questo primo momento della vita, vista solo nel senso di un farsi, ci sarà dopo, quando, venuta su questa base relativa, la possibile percezione di quell'altra che riconduca ogni vita, la stessa vita, al suo passato, ecco, allora finalmente si capirà la verità attraverso la sintesi di questi due opposti divenire, uno nel senso fattivo, sulla base dell'altro preliminare che è nel senso disfattivo. Sono due dinamiche apparenti che non esistono in sé, perché in sé esiste un progetto in tutti i suoi fotogrammi, ma questo entra nella percezione del tempo solo quando uno spirito non ha modo di percepire assieme tutta questa quantità che è mostruosa. E affidandosi proprio ai numeri, proprio a 10 come al ciclo intero, arriva a conoscere tutta la massa unitaria come 10 al cubo. A questo punto, questo 10 al cubo della massa unitaria presente si pone come il tempo di quel 10 elevato a infinito che, per essere percepito, deve essere percepito per singoli brocchi di 10 al cubo ogni possibile unitaria percezione. Ed ecco che allora c'è la percezione del tempo, ecco che allora c'è la percezione della nostra vita. Bene, ma io non voglio mettere in questa mia chiacchierata l'attenzione su questi temi di tipo essenziale. No, stavolta io li voglio e li ho voluti mettere in relazione proprio a che punto sono io nel mio personaggio con questa opera che ha per fine il fare di me proprio quel Pietro Romano numero 112 che era stato previsto e predetto dal San Malachia nella sua profezia sui papi. A che punto sono? Il punto lo potete vedere su YouTube, io attraverso la mia faccia di questo personaggio che c'è ma non è autonomo, è un personaggio volto solo a dare una possibile voce e una possibile personalità umana alla verità che è comunicata attraverso di me. Io sono proprio quel Dio nato in Genesi 38, nato come primo nel primo mese del 38, mentre il figlio è nato nell'ultimo mese del 38, come 38esimo. Io e lui entrambi nel giorno 25. Vedete, c'è ogni possibile indizio e se voi voleste verificare se è così, avete proprio su YouTube dei test fatti sulla possibile presenza di Dio Padre e Spirito Santo in me. E se veramente siete appassionati o intenzionati a vedere se è possibile che la verità di Dio sia scesa su questo mondo e si sia presentata per illuminare dall'alto e non dal basso, voi avete ogni possibilità di consultare queste relazioni per vedere se è vero,
se ci sono tutti gli indizi di ogni possibile tipo che possono far capire che la verità espressa in me è proprio quella che il Papa voleva ricevere, di un nuovo percorso verso Gesù Cristo, stavolta espresso proprio a partire dalla unicità di Dio, che nella azione nel tempo è data proprio dalla interazione tra loro di due versi, uno fattivo e l'altro disfattivo, che riporta all'unità del Dio che esiste in potenza ogni realtà precedente idealmente e considerata in atto come nel compimento virtuale di un disegno già tutto esistente, come tutto quanto possa derivare dal calcolo matematico dato da 10 noni, che è uguale a 1,11111 per sempre e porta all'infinita visione decimale della massa, tempo, presente in un infinito universo, infinito proprio perché risulta dalla infinita realizzazione e attuazione di questo calcolo che a partire da due consistenze 10 e 9 che esistono entrambi diventa infinito quando è esaminato in tutta la molteplicità dei possibili rapporti. Ecco, questo è il punto che io ho inteso di lasciare alla memoria proprio in relazione a questo momento in cui la mia vita comincia a essere delineata e dichiarata a tutti voi attraverso YouTube, ma non siete ancora stati indotti da Dio tutti quanti a prendere questa luce dal letto che la sotterra per elevarla in alto come proprio quella speranza che aveva il Papa di trovare un nuovo percorso finalmente razionale che portasse a Gesù Cristo come al Figlio di Dio che lo ha mandato prima proprio per preannunciarsi poi venuto infine nella maggior gloria del Padre. Maggior gloria che consiste proprio nel peccato assunto nella propria persona, ma non solo in me e in ciascuno di voi. Quindi noi dobbiamo a questo punto tutti quanti, e allora la mia opera è veramente giunta a conclusione, dobbiamo riconoscere che nella nostra miseria esiste una croce di Dio ancora più grande di quella che Dio ha assunto in Gesù Cristo. Ha avuto la percezione del sacrificio terribile che Dio sta facendo in ciascuno di noi come nella sua maggior croce e dunque nella sua maggior gloria, se davvero amiamo Dio e desideriamo che non patisca di questa croce, dobbiamo veramente operare affinché noi riusciamo, ciascuno di noi riesca a risolvere in se stesso l'idea di un Dio che è l'assoluto salvatore della croce personale, ossia esattamente come esemplificato storicamente attraverso il Figlio Gesù Cristo.